Cambiamo argomento, okay. Parliamo di Battlefield 2042, che adesso diceva Karima 1000 giocatori meno di 1000, sì. Meno di 1000 giocatori che per un Battlefield è praticamente è una sconfitta, è una droga veramente mediocre, sì. Ma voi l'avete giocato un po'? Un po', sì. L'ho provato, però sì. non mi ha assolutamente preso. Ma secondo voi un DICE che arriva a fare questi pessimi numeri, cioè a un certo punto dentro nelle fila di DICE, no? Tipo gli amministratori che dicono: ci abbiamo fatto un buco nell'acqua, mo come ci riprendiamo? Ogni tanto lo dicono è stata una delusione, sì. Soprattutto dalle sfere alte, dicono sì, non siamo lo fanno contenuto perché ovviamente devono tenere un'immagine, quindi non abbiamo raggiunto le stime delle vendite che avevamo previsto l'anno prima, insomma, e ogni tanto lo fanno. Mentre gli sviluppatori, che sono poverini, gli operai che stanno lavorando, ci devono stare comunque dietro, cioè tu devi comunque sistemare un gioco che nessuno più sta giocando, cioè che poi 1000 dai, ancora però beh, insomma, cioè se tu sei abituato a una mole di persone decisamente più alta, vertiginosamente più alta, assolutamente, però appunto per quello io vi ho citato Babylon's Fall. Poi che 8 persone. Babylon's Fall, un gioco live service che dovrebbe durarti quei 10-15 anni come Destiny 2, come tanti altri, adesso ha 8 giocatori, ha avuto un picco qualche giorno fa di 8 giocatori. 8. Però io Babylon's Fall non l'ho proprio sentito. Esattamente. Cioè io non so nemmeno di che cazzo stai parlando. Quando mi dici me l'hai citato. Allora, lo dicevano un po' di tempo fa anche degli sviluppatori, non so se avete sentito l'ingresso degli NFT nei videogiochi. Non so se avete sentito qualche notizia di quel tipo. Ok, noi l'abbiamo trattata un attimino in un NEVS ormai abbastanza vecchiotto, però si parlava di mettere gli NFT, Ubisoft voleva fare questa cosa, Nintendo se ne chiama fuori per il momento, strano perché c'ha gli Amiibo che sono la cosa più NFT-tiabile dell'universo, però insomma la risposta degli sviluppatori è stata: potremmo mettere gli NFT oppure potremmo fare dei bei giochi. Cioè, secondo me sti ragazzi che sviluppano si sono rotti il cazzo. Ovviamente. Perché loro pensa una cosa, Mike, pensa a quanto tempo uno sviluppatore passa a fare un buon gioco e quanto tempo passa a fare le armi dorate, a fare le aggiuntine, a fare le puttane. No, è vero, una delle più grandi polemiche di sviluppo di quello che è accaduto durante il percorso, comunque difficile da comprendere per quello che era il pedigree di Cyberpunk 2077, è stato quel gruppo di sviluppatori che era intervistato da Schreier, disse: ragazzi, noi abbiamo perso mesi e mesi e mesi di lavoro per fare quella demo che era sicuramente una rappresentazione del gameplay target, ma non era il videogioco. Noi potevamo lavorare allo sviluppo del definitivo piuttosto che fare un demo trailer. Cioè, di cosa, scusami? Cyberpunk. Ti ricordi la demo era il target, ma fu costruito come presentazione video ex novo per poi tornare a lavorare sul gioco. È un continuo così. NFT sono l'apoteosi dell'abuso di quello che è il target videoludico, certo. Ma anche perché prendi un modellatore, semplicemente un reparto artistico di un videogioco che dovrebbe dedicarsi al gioco, quando gli dicono ok, però cominciamo a fare già 300 skin, cioè tu muori. Tu prendi un concept artist, dovrebbe farti un gioco della Madonna, sì, però nella sua schedule settimanale o mensile c'ha che deve fare 40 skin, 40 armi per il DLC, deve farti 40 armi da comprare, ti deve fare gli standard di merda, ti deve fare i colori alternativi di... cioè è allucinante quanto sforzo, quante ore sti ragazzi sono costretti a buttare dietro quei contenuti che dovrebbero tenere a galla un gioco che starebbe a galla da solo se solo quelle energie fossero impiegate per il gioco. È allucinante. Questi giochi esplodono ed implodono con una velocità tale. Cioè, lo state vedendo, 1000 giocatori dopo quanto? È uscito l'ultimo... com'è quella saga? Ghost Dragon. Cioè, l'ultimo Ghost Dragon. Ma ditemi voi, perché? Perché? Chi ce l'ha giocato? Chi l'ha giocato Ghost Dragon? L'ultimo Ghost Dragon. Io conosco degli appassionati di Ghost Dragon che sanno quasi pianto. Cioè, hanno perso occasioni preziosissime di avere un buon videogioco ed è brutto.
un peccato. Già c'era un po' di meccanismo di microtransazione, di acquisto, cioè c'era già, però c'era con una dignità diversa, secondo me. Oggi è difficile aprire un gioco e vedere la schermata gioca. Oggi su molti giochi tu apri, oh, c'è lo shop, compra questa, aspetta, cazzo, fammi capire com'è il gioco, poi hai deciso se mi piace quella spada, quel fucile, porco il tuo Giuda, fammi almeno iniziare.